Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci accompagna Padre Marcellino Iasenzaniro con il suo libro Testimonianze, il Padre, in questo luogo, il giardino dei frati minori cappuccini, proprio accanto al convento dove ci sono degli alberi che non ci permettono di individuare la cella di Padre Pio da quel luogo, ecco, da quella cella Padre Pio salutava i tanti che al di là del muro di cinta del convento attendevano quel momento, il fazzoletto bianco per un saluto, una benedizione, un ringraziamento. Ecco, il dovere del cristiano. Molte volte Padre Pio ha ripreso tanti figli spirituali sul fatto che dovevano manifestare la propria fede innanzitutto con una condotta degna condotta di vita, una testimonianza della bontà della fede stessa, quindi un implicito invito a chi sta intorno ad avvicinarsi ad essa. Quindi ogni credente diventa un missionario per diffondere la parola di Dio, ci dice Padre Marcellino Iasenzaniro. Che cosa era accaduto? A Padre Pio, ecco, quando si parlava di fede, gli stava molto a cuore, il rispetto dovuto alla Chiesa e al Papa. Padre Emanuele Grassi da Riccia, un frate confratello cappuccino, parlando con la nipote di un cardinale, aveva notato in lei una vera e propria forte avversione nei confronti di Padre Pio. E ciò naturalmente gli dava da un lato fastidio, dall'altro anche un dispiacere. Dopo tante discussioni, convinse finalmente questa signora a scendere da Roma a San Giovanni Rotondo per rendersi conto personalmente di chi fosse Padre Pio da Pietrelcina, senza giudicarlo per sentito dire su quello che leggeva sui giornali o qualcuno che gli raccontava. L'incontro fu veramente sconvolgente per lei, perché Padre Pio, appena la vide, le disse testuali parole: "Vergognati. Non sei stata capace di difendere la religione." In treno, questa donna infatti aveva trovato dei compagni che non solo parlavano male della Chiesa, ma bestemmiavano anche. E lei rimase in silenzio per tutto il viaggio. Lei accettò questo meritato rimprovero e si convinse che Padre Pio non solo era un uomo di Dio, ma da lui illuminato poteva leggere nelle coscienze e dare alle anime delle direttive per la salute spirituale.